l'inossidabile mito di Marilyn si accende di un'altra novità col film per il grande schermo My Week with Marilyn, in cui l'attrice è stata interpretata da Michelle Williams. Non ho mai incarnato un personaggio così. Ogni interpretazione della mia carriera veniva dalla mia elaborazione personale, dall'immaginazione. Naturalmente ho cercato di sostenere quelle che erano le mie ambizioni sul personaggio. Williams ammette che interpretare Marilyn è stato un compito un po' ingrato, anche se il repertorio di immagini dell'attrice scomparsa solo i 36 anni nel 1962 è fra i più folgoranti della modernità. Wear nothing in bed but perfume. Oh. Darling, as I'm in England, let's say I sleep in nothing but Yardley's lavender. Ho letto ogni libro che potevo, ho visto ogni filmato, restavo su YouTube fino alle 3 di notte tutti i giorni per cercare di vedere anche ogni minima cosa rara che potesse essere scovata, per avere una visione esaustiva. Co-protagonista è l'attore britannico Dominic Cooper. Nel film si seguono anche le sortite da Hollywood che Marilyn perseguì, come quelle sul set del film Il principe e la ballerina, la commedia romantica del 1957, diretta ed interpretata da Laurence Olivier, con protagonista femminile appunto la Monroe. Il regista Simon Curtis è sempre stato convinto delle doti di Williams per interpretare Marilyn. Mi sembra che sia la migliore attrice della sua generazione, ha molte capacità, lavora sodo, è bella. Volevo assolutamente che avesse la parte ed ero entusiasta di vederla all'opera. What must it be like to be the most famous woman on earth? You could quit this. Forget. Il film su Marilyn è in distribuzione negli Stati Uniti dal 23 di novembre. First love is such sweet despair, Colin. Shall I be her? Who? Marilyn.